Buongiorno, sono Fabiola Romani, la conduttrice del TGL T4 Blog. Ultima ora, passiamo alle notizie. Jesolo, pescatore, scorge un cadavere affiorare dal piave. L'arrestito potrebbe essere Gianfranco Zamuner. Stava uscendo con la sua barca dal porticciolo di Cortellazzo per andare a pescare con le prime luci dell'alba, quando a 10 metri dalla riva ha scorto qualcosa galleggiare in acqua. Avvicinatosi con la pila per far luce nel buio delle 6 del mattino, il pescatore jesolano si è accorto che quello davanti ai suoi occhi era un corpo rivolto a pancia in su e ha immediatamente lanciato l'allarme. Dagli abiti indosso al corpo pare si possa trattare di Gianfranco Zamuner. Le speranze di trovare il 78enne di Musile di Piava ancora in vita si erano affievolite sempre più col passare dei giorni. Ne sono passati ben 13 da quella tragica notte in cui Gianfranco Zamuner, manovrando per la rimozione del ponte di barche di Fossalta di Piave, che gestisce con i parenti, è caduto in acqua, inghiottito dal fiume e facendo perdere le sue tracce. La svolta potrebbe essere arrivata questa mattina con il ritrovamento del pescatore che ha poi delicatamente accompagnato il corpo ad una bilancia prima che la corrente lo potesse trascinare in mare e quindi scomparire nuovamente. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia costiera. L'impossibile identificare visivamente l'uomo in quanto quel corpo si trovava in acqua da tanti giorni, ma gli abiti addosso lasciano pochissimo spazio ai dubbi. Pare trattarsi proprio di Gianfranco Zamuner. L'identificazione precisa avverrà nelle prossime ore. Cinto Caomaggiore, panificio marinato, spegne 100 candeline, l'omaggio della comunità, un esempio da seguire. Cinto Caomaggiore, festa per i 100 anni del panificio marinato, storica attività locale che si rinnova da ben 3 generazioni, continuando a essere oggi come allora un punto di riferimento per tutta la comunità. Nel weekend, per l'occasione, il sindaco Gianluca Falcomer ha preso parte alla cerimonia, a nome di tutta la cittadinanza. Una spiga d'oro è fissa sul nostro gonfalone, bianco e azzurro, ha detto il primo cittadino, e per mano del panificio marinato brilla potente e maestosa. Non vi è luogo più adeguato dove possa farlo se non all'interno di questa bottega. È stato un onore donarne copia alla famiglia, che è un esempio per tutti noi. A portare avanti le redini del panificio sono oggi Annalisa, Ornella ed Ezio, legati a una tradizione che trova nella figura di Andreina Zuliana, madre e nonna, l'espressione vivente e quotidiana della storia di questa bottega. Moglie dell'indimenticato Franco Marinato, oggi come allora, a notte profonda prepara i pasti ai collaboratori con dedizione, senza dimenticare i figli e i nipoti. Lezione appresso dai figli, le sorelle Annalisa e Ornella sono presenti in panificio, prima delle luci dell'alba, a confezionare dolci e poi ad apprestarsi al bancone con sorrisi sempre pronti e accoglienti. Ezio Marinato, dal 2016, maestro d'arte e mestieri, ha raggiunto le vette della panificazione mondiale. Dal 2002 miete successi, campione europeo di panificazione a Bulle in Svizzera e nel 2007 vincitore del mondiale di gusto e nutrizione a Lione. Un curriculum il suo che lievita giorno dopo giorno. Non sono mancati momenti difficili, troppo difficili per chiunque da superare, ed una volta in più l'arte della sorridente accoglienza in questa casa ha subito un esercizio estremo che risplende nel volto di Alessio. Franco ha commentato: il sindaco Falcomer può serenamente riposare e vegliare, non può essere che orgoglioso di quanto ha lasciato. Uomo mite e laborioso, mi piace ricordarlo con un piccolo gesto che ha lasciato per testamento: non manchi il pane alla cena del venerdì dei giocatori della Vigor. Altra sua grande passione, oltre al lavoro, oltre alla famiglia. Il TG finisce qui. Io vi ringrazio di avermi seguito. Ci vediamo alla prossima. Un bacio da Fabiola Romani. Ciao!